Ma sai che ti ricordi delle tavole della legge, dei comandamenti di Mosè, quelle regole che dovevano rispettare gli ebrei, non uccidere, non rubare, non mentire? Secondo te erano regole importanti? Sì, erano importanti, però mi ricordo di un punto in cui addirittura Mosè spezza queste tavole. È molto interessante quel momento. Già, chiediamo a Don Mirko. Don Mirko. Ciao ragazzi, ciao Ciao Giulio, ciao Leonardo. Don. Ciao. Ciao Don. Di cosa stavate parlando? Stavamo parlando delle tavole della legge e dei comandamenti di Mosè. Sì, eravamo arrivati lì e è un momento importantissimo nella Bibbia, quello della stipulazione di questa alleanza tra Dio e il popolo di Israele. Chi è che può stipulare un'alleanza? Solo due persone libere. Dio è libero per eccellenza, il popolo di Israele è stato liberato da Dio. Questo popolo liberato potrà finalmente vivere da persona libera, avere una sua terra, una volta che la otterrà, avere una sua nazione e anche una sua costituzione. I comandamenti e le varie leggi di Israele sono la costituzione, se così si può dire, di questo popolo libero. Succede però un grande problema che il popolo non riesce a vivere all'altezza di questa libertà che Dio gli ha ottenuto. E quindi vedremo proprio nel nostro incontro oggi l'episodio che forse già avete sentito un po' conosciuto del vitello d'oro e di Mosè che spezza le tavole della legge. Però è un momento importante, direi che è meglio approfondire. Leggiamo allora il nostro testo, siamo nel libro dell'Esodo, ai capitoli 32, 33, 34. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli disse: Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, noi non sappiamo che cosa sia accaduto. A questo punto Aronne dice: Beh, datemi un po' tutti i vostri gioielli, le vostre cose preziose, fonderò tutti questi pendenti, questi gioielli. E Aronne li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Beh, Don Mirko, cosa vuol dire adorare questa immagine? Qui abbiamo il grande problema da cui nasce tutto il seguito dell'episodio. Il popolo è preoccupato perché Mosè, il grande protagonista di questa liberazione, non scende più dal monte. Il popolo dice: Ma come facciamo senza Mosè? Bisogna andare avanti e bisogna soprattutto sentire la vicinanza di Dio. Allora Aronne ha questa soluzione, dice la Bibbia, molto infelice, di creare un'immagine di Dio. E questo peccato è gravissimo. Ma loro fondono e creano un idolo a forma di vitello, ma Sì. quest'animale, questo simbolo ha un valore preciso, particolare nella Sì, Bibbia? questa è una domanda molto interessante. Il brano ci dice che è un vitello di metallo fuso. Perché vitello? Probabilmente non era un vitello, ma era un toro. Perché in tutto il Medio Oriente antico il segno della presenza della divinità era il toro, un animale quindi scelto bene, un animale potente, il più potente di tutti, il più possente, si diceva il più fecondo, l'animale per eccellenza, quindi era un complimento. Qui si parla di vitello in maniera spregiativa, cioè chi ha scritto la Bibbia ha voluto proprio disprezzare questo gesto di Aronne e di quegli israeliti e dire hanno fatto proprio una grande stupidaggine, hanno voluto rappresentare Dio nella forma di un vitello, quindi un modo per screditare già la loro azione. Il vero problema di raffigurare Dio è il fatto che è l'uomo che decide come deve essere Dio, che decide di definire, di fissare, di cosificare Dio. E Dio è al di là, è sempre più grande di qualsiasi nostra immagine, di qualsiasi nostra raffigurazione o anche idea. E invece costringere Dio in un elemento fisico e in una forma, per quanto il toro, diciamo, fosse nobile, è qualcosa che segnala il limite del popolo e questo grave errore. Dio è più grande, Dio non può essere raffigurato. E allora ecco che arrivano i grandi problemi. Infatti, ci dice che il Signore disse a Mosè: Va, scendi,
perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché il Signore si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Scusa Don, ma perché in questo frangente Dio si adira particolarmente con il suo popolo amato, l'eletto? Ecco. Sì, allora, certo, il popolo di Israele è il popolo amato da Dio, è il popolo eletto, nei suoi confronti Dio è come un padre. Ci sono altri brani, ad esempio questo, in cui emerge proprio la rabbia, l'ira di Dio nei confronti di Israele. Un'ira che, dice il testo, si accende, è pronta ad accendersi. Direi che due sono le grandi risposte a questo grande problema dell'ira di Dio verso il suo popolo. Il primo aspetto: Dio è un padre per Israele, e sappiamo anche noi che più le parentele sono vicine, sono strette, più ci sono sentimenti forti. Chi è che si arrabbia? Chi è che si può adirare? Non degli sconosciuti tra di loro, ma normalmente i litigi più forti sono nelle nostre famiglie. Sono i rapporti tra padre e figlio, tra madre e figlia e così via, e lì spesso ci sono scatti d'ira. In un certo senso si può dire che Dio sia geloso, ha scelto il suo popolo ma non viene ricambiato e quindi ha dei sentimenti molto forti. Il secondo aspetto da tenere presente è questo però, che la Bibbia è parola di Dio in parole umane e c'è sicuramente il punto di vista dell'uomo, e cioè l'uomo si immagina che una persona che venga tradita nella sua alleanza non possa che arrabbiarsi, perché noi ci arrabbiamo. E allora si mette anche nel descrivere Dio tutto ciò che riguarda in realtà la dinamica umana. Dio è più grande ancora di questi sentimenti, di questo modo di raffigurarlo, per cui non dobbiamo prendere alla lettera questo testo, perché non è che il modo e il tentativo umano di descrivere quella che potrebbe essere la reazione di Dio rispetto a un popolo che lo abbandona, che lo tradisce, che rigetta uno dei comandamenti che era quello di il divieto di farsi immagini di Dio. Quindi, diciamo, prendiamo con le pinze questo aspetto dell'ira di Dio, è un modo molto umano per descrivere e cercare di farci capire quale potesse essere il sentimento di Dio in tutta questa faccenda. Faccio notare però che c'è quasi un gioco di parole tra le parole di Mosè e le parole di Dio. Dio al versetto 7 dice a Mosè: qui c'è il tuo popolo che tu hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, quasi che Dio volesse prendere le distanze da Israele. E dice: guarda Mosè, che questo qui è il tuo popolo, non è il mio popolo. Capite che è una frase molto polemica, Dio prende le distanze. E invece poi Mosè, quando risponde al versetto 11 che abbiamo appena letto, dice: perché il Signore si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che tu hai fatto uscire dalla terra d'Egitto? Mosè, e in maniera molto raffinata, sembra correggere Dio e dice: no, guarda che Israele è il tuo popolo che tu, Dio, hai fatto uscire dall'Egitto. Non scaricare questo popolo, non dire che è il mio popolo, perché io e Israele siamo tutt'uno. E infatti, di fronte alla proposta di Dio: guarda, io voglio accendermi d'ira contro Israele mentre tu, Mosè, sarai salvo e diventerai una grande nazione, Mosè dice: no, io faccio parte del mio popolo, io non voglio trattamenti di favore, io e il mio popolo siamo un'unica cosa e tu sei il Dio che ci ha fatti uscire dall'Egitto, noi siamo il tuo popolo. Vedete come nella Bibbia ci siano anche proprio delle affermazioni molto attente e intelligenti nel modo di descrivere i rapporti tra Dio e Israele, tra Mosè e Dio, tra Mosè e Israele. Ma leggiamo ancora. Mosè, insomma, sta dicendo a Dio: perché dovresti arrabbiarti contro questo popolo? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra?
desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Mosè dice, in qualche modo, se tu dovessi punire Israele, tutti si farebbero beffe, non solo di Israele, popolo debole, ma di te stesso, Dio, che hai scelto un popolo peggiore di altri popoli. Che figura vuoi fare? Dice Mosè a Dio. Ci scegli e dopo poco ci distruggi? Non può essere. E allora dice Mosè, ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo. E cosa c'entrano questi grandi personaggi come Abramo, Isacco ed Israele con il testo che stiamo leggendo? Bravo Leonardo, ti sei accorto di una cosa importantissima, cioè ogni volta che Mosè ricorda a Dio che c'è un popolo da amare, da perdonare e da guardare con misericordia, Mosè ricorda il passato e dice tu sei il Dio che ci ha liberato dall'Egitto, sei il Dio che ci voleva liberi e non schiavi, sei il Dio che voleva che noi fiorissimo, tu sei il Dio, adesso dice, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Israele, cioè sei il Dio dei nostri patriarchi. E noi nei nostri incontri sul libro della Genesi abbiamo già visto in tutte queste storie della Genesi la benedizione che Dio ha portato nella vita a volte difficile e complicata di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Come tu hai benedetto questi nostri patriarchi, ti prego, dice Mosè a Dio, non abbandonare ora il nostro popolo. È sempre bello vedere come il passato ci ricorda l'amore di Dio verso l'umanità. E anche Mosè ricorda a Dio proprio il suo amore per Israele nel passato. Mosè a questo punto si voltò, scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, cioè le tavole dei comandamenti, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Mosè scende e si accende d'ira. Scagliò dalle mani le tavole spezzandole ai piedi della montagna. Ma scusa donna, prima c'è scritto le tavole erano opera di Dio, e perché Mosè distrugge questo dono di Dio, lo scaglia contro la montagna, perché è adirato dopo? Direi che il gesto di Mosè è un gesto molto plastico, efficace, per dire questa alleanza che Dio aveva stretto con Israele si è rotta, non per colpa di Dio ma per colpa di Israele che è venuto meno al grande comandamento, il divieto di farsi immagine di Dio, e appena stabilita questa alleanza ecco che Israele è caduto davvero male, e quindi Mosè spezzando, scagliando a terra e rompendo le tavole della legge segnala che questa alleanza ahimè si è rotta. Per fortuna ci sarà la possibilità di costruire e rinnovare l'alleanza, e adesso infatti leggiamo la conclusione del nostro brano. Il Signore disse a Mosè, taglia due tavole di pietra come le prime, io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima che tu hai spezzato. Ecco allora che Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Anche io in questo momento sottolineo proprio la grandezza di queste parole. L'alleanza viene rinnovata, sono pronte due tavole nuove della legge, la storia tra Israele e il suo popolo, e Israele e Dio continua. Infatti Dio è misericordioso e pietoso. Questi grandi attributi di Dio, che sono presenti ad esempio anche nell'Islam, Dio clemente, misericordioso, misericordioso e pietoso, sono i tratti caratteristici di Dio. E Dio è pronto a rinnovare la sua alleanza con Israele. È un Dio che ama per mille generazioni, al cospetto di mille generazioni, la colpa che viene punita solo per tre o quattro generazioni è davvero una misura minore. Dio è molto più grande nell'amore
che chiamiamo noi in questa punizione. E questo è un messaggio bellissimo, segnatelo, perché è al centro dell'Antico Testamento. Dio è clemente e misericordioso, e l'alleanza che è stata infranta per colpa di Israele viene rinnovata per volontà di Dio. In tutto questo Mosè è stato bravo, perché ha suscitato in Dio, direbbe la Bibbia, i sentimenti di compassione e la fiducia che Israele possa ritornare a vivere secondo la legge di Dio.